dai settori dell'agroalimentare ai circoli, dal consumo alla cultura, produzione, servizi, welfare e housing. Ad oggi le cooperative lombarde sono 823, di cui 137 società di successo e con una storia ultracentenaria, con un DNA, quello cooperativo, che valorizza il ruolo delle donne e l'inclusività. A Milano si contano 370 cooperative sul territorio, per un totale di 1 milione di soci e 27.000 occupati. Un modello d'eccellenza e di successo che ha saputo resistere e creare valore nonostante gli ultimi anni difficili contrassegnati da pandemia e inflazione. Solo a Milano abbiamo interi quartieri edificati dalle cooperative di abitanti, interi quartieri dove vivono persone coi canoni convenzionati, quindi oggi diciamo che diamo una grossissima mano rispetto anche alle problematiche della casa di cui tanto si sente parlare oggi. Abbiamo imprese storiche che hanno fatto la storia anche di piccoli paesi nel Mantovano, a Cremona, a Varese, tutte società che radicate nel territorio hanno portato avanti la visione cooperativa e quindi l'utilizzo della forma cooperativa per vivere le comunità. Ed è proprio dalle cooperative che vuole partire il nuovo bando promosso da LegaCoop Lombardia e Coop Fond, creato per far nascere nuove imprese cooperative impegnate in progetti di sviluppo sostenibile. Saranno massimo 5 i progetti selezionati che entreranno a far parte della rete LegaCoop, che si aggiudicheranno un contributo a fondo perduto di 8.000 euro insieme a tutoraggio e assistenza per i successivi 3 anni dalla costituzione. Sì, per LegaCoop in realtà è che accompagniamo soprattutto le idee per le nuove imprese cooperative, quindi riportiamo all'interno del movimento la voglia di dare alcune risposte partendo soprattutto da due aspetti importanti. Il primo è quello di ragionare sulle nuove cooperative che hanno un'attenzione particolare alla sostenibilità e quindi dall'Agenda 2030 fino al rapporto di legame con le comunità, alla sua lettura non solo economica ma anche sociale. Il secondo vero aspetto che ci interessa oggi è ritornare a mettere in campo con nuova cooperazione un aggiornamento dei valori e dei principi cooperativi, pensando non solo dei valori quantitativi, ma pensando anche all'impatto e al ruolo che abbiamo con le nostre comunità locali, in tutta la Lombardia, diffusa nelle province, nelle relazioni che abbiamo con alcune amministrazioni comunali.